È la partita che fa battere il cuore di milioni di appassionati, è la finale della Champions League. 90 minuti di grande calcio qui in diretta su EA Sports. Pochi minuti, ci separano dal primo possesso del match, non andate via. Pierluigi Pardo e Lele Dari, siamo prontissimi per raccontare la finale della UEFA Champions League. Vedremo chi avrà più energie per alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Partita che vede di fronte Arsenal e Juventus. Madre mia, che emozione! Pensa a ciò che stanno provando, Pier, in questo momento i giocatori delle due squadre. Sono qui a giocarsi la finale della UEFA Champions League, per molti di loro una novità assoluta. Beh sì, è un appuntamento che vale un'intera carriera. È chiaro poi che la pressione in queste partite fa la differenza. Havertz. Ecco la formazione dell'Arsenal. Il portiere Ramsdale. Ødegaard insieme a Rice in mezzo al campo. Reparto offensivo affidato al solo Havertz. Juve che manda in campo questa formazione. Partono con il 4-3-3 con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano la loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Sicuramente tra i più attesi di questo match c'è Bukayo Saka. In campo aperto diventa praticamente inarrestabile, se non ricorrendo al fallo. Attenzione quindi ai suoi cambi di passo. Fagioli. Vlahovic. Avanza la Juve. L'arbitro ferma il gioco, assegna la punizione. Posizione interessante. Palo esterno, il pallone esce. Rice può controllare Ødegaard, rinuncia all'impostazione, vogliono far scoprire gli avversari, cerca di saltare la difesa Ødegaard, vediamo cosa inventa. White, Rice, Partey. La gioca su Saka. Si oppone al tiro. C'è spazio per andare. Grande parata. Super portiere. Occhio al pallone in mezzo. Risolve lui. Contrasto pulito. Sventa il tentativo avversario. Vlahovic. Dusan Vlahovic.
ha spazio davanti a sé. Palla in rete, la sblocca la Juve e questa finale di UEFA Champions League adesso è in discesa per i bianconeri. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Arbitro che non interviene, c'è il vantaggio, possesso Arsenal. Rice. Punta la porta. Havertz. Ci mette il corpo per proteggere il pallone. Trossard. Porta avanti il pallone. Ci sarà punizione per la Juve. L'arbitro decide di chiudere un occhio, ma la sensazione è che questo sia l'ultimo, almeno così ci è sembrato. Provvedimento disciplinare solo rimandato, adesso non si dà una calmata. Primo tempo agli sgoccioli, Juve avanti, ma match che resta apertissimo. È presto per cantare vittoria, Pier, manca ancora un'eternità alla fine. C'è una vita da giocare. Commetterebbero un grave errore se si rintanassero dietro difesa del risultato. Non esiste più speculare nel calcio. Devono farne almeno un altro per mettere la partita in discesa e giocare più tranquilli. Finisce la prima frazione dell'incontro qui a Wembley. È cominciato il secondo tempo, la Juve ha chiuso la prima frazione avanti di una rete. Douglas Luiz, Suarez, De Paolo. Attenzione al pallone per Vlahovic. Si portano sul doppio vantaggio, sembrano avere la finale davvero in pugno, anche se manca ancora molto ed è meglio mantenere alta la concentrazione. Possiamo apprezzare meglio da questo replay la sua freddezza sotto porta. Non era un gol difficile, ma per farlo bisognava essere lì al posto giusto. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Occhio che guadagna metri. Salva tutto qui. Che Frank Thuram. Possono ripartire in contropiede. Di fisico la tiene. Douglas Luiz, Suarez, De Paolo. Si mette sulla traiettoria, ma attenzione. Ancora una volta libera lui. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Buona l'intuizione qui. Azione che si fa interessante. Gol! È la rete del meno uno che riapre tutto.
Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Un cioccolatino da scartare, un gol facile facile a tu per tu col portiere. Conclusione di potenza e palla in rete. Palla di nuovo in gioco, Arsenal che ha trovato il gol del meno uno. Wea. Palla per Thuram. Guadagnano metri. Taglia in mezzo. Douglas Luiz, Suarez De Paolo. C'è deviazione ma non è finita. Nulla di particolarmente rilevante. Calafiori. Thomas Partey la tiene lì di forza. Kostic. Palla per Thuram. Può appoggiarla. Kostic. Milik. Cerca una linea di passaggio. Ottimo intervento in una zona pericolosa. Calafiori. Servito Thomas Partey. Rice. Hanno abbassato il baricentro, gli avversari possono approfittarne. Ci prova disperatamente l'Arsenal a rimettere in piedi il match nel recupero. Si inserisce bene e recupera. Kostic. Kostic. Se l'è allungata troppo e ha vanificato un'opportunità interessante. Si preparano al cambio. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Partey. Gabriel Jesus. Si supera qui il portiere. Devono sfruttare al meglio questo corner se vogliono credere nel pari. Doppia sostituzione in casa Arsenal. Saka va direttamente in area. La butta viene avanti. Jorginho. Ed eccolo il triplice fischio che sa di liberazione per i giocatori e per i tifosi della Juve. Eccola la UEFA Champions League, è arrivato il trionfo, sono loro i campioni d'Europa. Ed era un traguardo che inseguivano da tempo, Pier, ma quanto hanno lavorato in questi anni proprio per regalare al tecnico una rosa in grado di lottare sul palcoscenico più importante. E oggi eccoli qui a raccogliere i frutti. E per molti di questi giocatori era l'appuntamento più importante della loro carriera e non l'hanno fallito. Meritano di godersi ogni istante di questo successo. È il momento più atteso dai giocatori e dai tifosi juventini, è il momento di sfogare tutta la tensione, l'adrenalina, e adesso arriverà la consegna della Coppa delle Grandi Orecchie per incoronare la nuova regina d'Europa. Eccoli qui, se la stanno godendo fino in fondo, Pier, e ne hanno tutto il diritto. Quello che hanno fatto è un vero e proprio capolavoro. Già arrivare in finale sembrava un traguardo difficile da raggiungere, perché c'erano squadre più attrezzate sulla carta, diciamo la verità. E questo successo è la dimostrazione di come nel calcio non sempre basta assemblare una rosa di campioni per vincere, eh? Ci vuole un gruppo unito, capace di lottare, gettare il cuore oltre l'ostacolo, soprattutto nei momenti difficili. I bianconeri
hanno dimostrato di esserlo. Ecco i giocatori e i tifosi che festeggiano tutti assieme la conquista della coppa più ambita del calcio europeo. Sugli spalti alcuni sembrano ancora non realizzare del tutto ciò che è successo, ma hanno vinto la UEFA Champions League, la Coppa dei Campioni, non hanno mai mollato, volevano salire sul tetto d'Europa e finalmente ci sono riusciti. Una giornata che rimarrà nella storia di questo club. È il momento delle foto, è il momento di rendere eterno quest'attimo. Immagini che non dimenticheranno, Lele. Giocatori ancora emozionati, e non potrebbe essere altrimenti. Hanno vinto la UEFA Champions League,